Acque Veronesi a Nogarola e Rocca per presentare una serie di attività realizzate nell'ultimo periodo per un ammontare complessivo di circa 1 milione di euro. E qui siamo all'interno del nuovo serbatoio realizzato nella centrale Pozzi di Nogarola Sud a servizio dell'acquedotto comunale ma anche dei comuni limitrofi, in particolar modo del comune di Trevenzuolo. Un intervento molto importante volto appunto a migliorare il servizio acquedottistico nel tempo per questa parte di territorio. Altri interventi sono stati l'estensione della rete fognaria in via Guascogna nella zona industriale, 600 metri per 400 abitanti equivalenti, composti da una parte residenziale e soprattutto una parte di industrie. E il terzo intervento è stato la sostituzione con tecnologia no dig, quindi senza scavo a cielo aperto, per minimizzare il disagio al traffico, soprattutto di 550 metri di rete acquedottistica in via Colombare. Acque Veronesi quindi a servizio del territorio, a servizio dei cittadini, con l'importante obiettivo di migliorare le infrastrutture in un periodo in cui si parla tanto di acqua. Abbiamo visto prima il periodo di crisi legato all'emergenza siccità e successivamente i fenomeni dell'Emilia Romagna non lontano da qui, e mettono ancora in maggior risalto come sia fondamentale investire in infrastrutture a servizio della popolazione. A conclusione di questi interventi, Acque Veronesi si trova a gestire nel comune di Nogarola e Rocca 72 km di reti, 52 di acquedotto e 20 di fognatura. Depurare correttamente gli scarichi, sia civili che quelli delle aree produttive, è fondamentale per ridurre l'impatto, e quindi questo è sicuramente un intervento importante, ma anche, io direi, gli interventi sull'idrico, cioè sulla fornitura dell'acqua potabile, ridurre gli sprechi al minimo e garantire il massimo della qualità, sono interventi assolutamente strategici oggi più che mai. L'importanza del gestore Acque Veronesi, soprattutto nella pianificazione, negli interventi svolti sul territorio, è quella di guardare certamente in avanti con gli interventi che sono stati fatti, appunto, che sono stati descritti riguardanti l'acquedotto e quindi la realizzazione della vasca, ma anche interventi che guardano al passato e quindi cercano di andare a sistemare delle criticità o comunque degli elementi che non erano stati presi in considerazione, vedi ad esempio la rete di fognatura a servizio del primo agglomerato industriale presente sul territorio di Nogarola e Rocca. Quindi ecco questa doppia valenza, guardare al futuro e cercare di gestire al meglio quello che era il passato e quindi il presente nel territorio.